come la sua figlia infine, anche lei è decisamente anticonformista, ribelle, indomita, tenace, orgogliosa e fai d'opera. Ultima notazione, i farisei della cultura ufficiale sono già severesti nel condannare un presunto oltraggio fatto alla prima del Fonseca che nel 1799 sarebbe stato indicato senza mutande, ma non accennano mai, nemmeno lontanamente, all'affronto fatto al corpo di Michelino De Cesare dopo averlo ammazzato. La figura di queste due donne, accomunate alla storia della sfortunata esistenza dell'aggressione piemontese, si fondono nell'eroismo dei vinti, di quei vinti che lingue di scuola non riportano, o che addirittura dileggiano, ma che proprio per questo sono nostri simboli indelebili. Grazie.